il ruolo che venne svolto nella fabbrica e nella città dalle organizzazioni dei lavoratori fu veramente straordinario. All'interno della fabbrica c'erano diverse organizzazioni. La prima, la più antica, organizzazione democratica che è presente sia nell'ultima fase del fascismo, sia poi subito dopo la fine della guerra e il ritorno alla democrazia, è il Consiglio di Liberazione, il Comitato di Liberazione Aziendale. Questo fu il primo organismo che quindi si assunse tutti i compiti di responsabilità che riguardavano le assunzioni. Sembra strano, ma il maggior peso, la maggiore responsabilità, anche dirigenziale, anche organizzativa, era proprio di queste organizzazioni. Subito dopo nacquero gli altri, quelli che noi conosciamo più tradizionali del movimento operaio, la commissione interna e poi il consiglio di fabbrica o comitato di gestione. C'è un problema di sovrapposizioni e di definizione di ruoli, evidentemente. Il comitato di liberazione aziendale a un certo punto scompare. Ora, qui sul volumetto si trova anche la data precisa, perché si ebbero dei passaggi precisi, ufficiali di questi. Era nato con dei compiti diversi, come strumento di opposizione al fascismo, di lotta contro il fascismo e di riconquista della libertà. Si era trovato poi nella fase iniziale della riapertura della fabbrica a gestire anche e soprattutto dei momenti organizzativi di ripresa, ma poi entrano subito in funzione quelli che erano organismi che i lavoratori avevano già prima, come la Commissione Interna che rinasce nel 1945, e la Commissione Interna deve riorganizzare qualunque cosa, nel senso che per 20 anni in fabbrica non c'era più stata libertà, non c'era più stata libertà sindacale, c'era stato il sindacato unico e quindi la condizione dei lavoratori, l'assegnazione a un reparto, il salario, l'organizzazione del lavoro era avvenuta in modo autoritario, senza che ci fosse il confronto con l'organizzazione sindacale. Nel momento in cui rinasce la libertà, ritorna la presenza del sindacato in fabbrica, tutto questo deve essere messo in discussione, viene messo in discussione, deve essere rivisto. E voi se andate a sfogliare il casone trovate un'infinità di attività, di riunioni, di lavoro, perché l'organizzazione del lavoro nella fabbrica e la posizione che i singoli lavoratori occupano. Pensate alla nomina dei capi, come poteva essere avvenuta durante l'epoca del fascismo, come si voleva che avvenisse oggi. Tutto questo deve essere fatto, tutto questo deve essere rivisto, il salario che deve essere riassunto. Addirittura si va a discutere di come deve essere punito quello che non lavora, che non si impegna o che si mette in mutuo in malattia perché ha qualcos'altro da fare, perché non viene tollerato tutto questo. C'è un grandissimo rigore morale, c'è una visione altissima della funzione del sindacato, c'è una funzione altissima della funzione dei partiti. Quindi, la commissione interna ha queste funzioni. A un certo punto salta fuori il comitato di gestione o consiglio di fabbrica. C'è un problema di definizione di rapporti. Quali sono i confini? Allora, le questioni prettamente sindacali a cui ho accennato poc'anzi sono la materia della commissione interna, sono la materia del sindacato. Il consiglio di fabbrica, che viene eletto con rappresentanti di tutti i reparti e di operai impiegati dei vari reparti produttivi, si pone un obiettivo per certi versi più ambizioso, a mio modo di vedere. Si pone il problema della gestione della fabbrica, quello che poi si porrà anche dopo, quello che a fasi alterne il movimento operaio si è sempre posto nella sua storia, cioè noi lavoriamo nella fabbrica. Vogliamo partecipare alla direzione della fabbrica, alla gestione della fabbrica. La fabbrica è anche nostra, è quello che gli studenti dicevano nel 68 e nel 69. Noi facciamo parte dell'università e siamo protagonisti, siamo una delle forze fondamentali. L'università senza gli studenti non esiste, la fabbrica senza i lavoratori non esiste. Quindi allora noi lavoratori vogliamo essere partecipi, protagonisti. A parità, a pari dignità, a pari potere della gestione della fabbrica, di quello che la fabbrica deve fare, di come deve organizzare il lavoro, di quali commesse prendere, di come svilupparsi, di come crescere. Questa era l'ambizione del comitato di gestione. Per questo poi sono capaci di gestire la fabbrica per dei mesi.